devo parlare al saggio. Allontanate i profani. L'ha detto lui in persona. L'ha detto lui in persona. Sono Lisi. Sono mia, la cosmatica, moglie di Minone di Croton. Liside, è Liside, Liside pitagorico di Tebe. Aristeo, Aristeo di Croton, mio amico e fratello. È grande la mia gioia di vederti, la giusta cura del mio cuore ferito è colmo di tristezza per ciò che è avvenuto pochi giorni fa a Croton. Trovo la forza, Liside, di narrarmi degli ultimi accadimenti. Cosa intendi dire, Liside? È giunta l'ora che gli insegnamenti della nostra
Ma Lisite, la tradizione della nostra scuola vuole che gli insegnamenti siano sempre e con rigore impartiti solo per vie accurate. E i destinatari dei nostri insegnamenti, gli acusmatici, tutti, sono tenuti al silenzio, pena la morte. No, non è il momento ora di seguire la tradizione, Mistero. Apriremo le porte a nuovi adepti e a costoro chiederemo di divenire viaggiatori. Non si curerà quanto saranno consapevoli delle nostre dottrine, ma è necessario che apprendano il messaggio. Verranno messaggeri e testimoni della volontà del nostro maestro, il profeta, e chiederemo loro di arrivare fino al cuore della Grecia. E che sia allora. Che abbia inizio il rito. Thank you.
solo un'acusmatica, un'ascoltatrice di precetti. Non è tuo compito fare domande, ma ascoltare in silenzio gli insegnamenti degli anziani. Ti porgo le mie scuse, maestro. Pensavo di poter parlare dal momento che mi hai iniziato la matematica. Lascia che per questa volta ella sia bene via la fonte, mistero. Dai la risposta. Tre sono le creature superiori in questo universo. Gli dei immortali, che mai cadranno nell'oblio del loro padre. Gli eroi terrestri, assunti a gloria, glorificati dalla purezza delle loro azioni. E i dei, degli inferi, che hanno scelto volontariamente di allontanarsi dal loro Dio. Dal tutto trarrai l'insegnamento. Presterai ascolto a ciò che proviene dai tuoi maestri, come presterai sempre ascolto ai tuoi simili, fino a pagare il giusto tributo a quel che giunge dal profondo più remoto di te stesso. Vi ringrazio, miei maestri. Se il giovane acusmatico ha terminato il suo compito, possiamo proseguire. Purificazione. Purificazione.
questa leva lega il potere alla necessità, queste cose sante, queste altre, donne, il tuo ventre innanzitutto, e così pure il sonno, ancora, il tuo sesso. Accetta ora il venire, ora il dipartirsi, di quei mali che per canonico destino toccano i mortali, con animo calmo, sensibile, sopporta la tua parte, pur alleviando per quanto ti è dato, e ricorda che non estremi sono quelli riservati dalla moira al saggio. Buono o cattivo può essere il parlare degli uomini, che esso non ti turbi, non permettere che ti distorca, e se mai venisse detta falsità, ad essa calmo oppuriti. Ciò che inoltre ora ti dirò, in tutto osservalo, che nessuno con parole o con atti ti porti a dire o a fare cose che per te non sia il meglio. Prendi consiglio per la mia gente, a che non mi sembrano effetti funesti. Fare o dire cose futili e sciocche, e vedo buono o misero, tu invece fai cosa di cui non abbia. Scorgi quel che davvero ti è necessario e felice sarà la tua vita. Non conviene trascurare la salute del corpo, nelle bevande, nel cibo, negli esercizi ginnici. Tu osservi la misura, la misura di cui ogni turbamento ti trasporta. Abituati a una vita.
spaventatamente come chi ignora quel che vale, senza però essere gretto. La misura in ogni cosa è la perfezione. Fa dunque quel che non ti nuocerà, riflettendo bene prima di agire. Tienimi sempre più bene in mente, mia, le parole che hai appena sentito pronunciare. Esse si aggiungono a ciò che già ben conosci. Non cibarsi di carne né di fave, di non mangiare con la sinistra, di non tirare sassi alle fontane e di compiere sempre i sacri riti. Sì, maestà. E ricorda, giovane acusmatica, di scrutare sempre nel profondo dei nostri insegnamenti. Ogni simbolo racchiude un significato preciso. Oh, saggio Lisida, ti prego, spiegami tutti i significati. Ah, la tua sete di conoscenza verrà soddisfatta per gradi, lunghi ed estenuati. Scusami, maestro, se insisto, ma sento che devo chiederti. E sì, allora, ti dirò qualcosa, ma ascolta bene. Così come la fontana è la sapienza, la sinistra è la mano dell'imperfezione e del profitto disonesto. Non cibarti mai di carne di animale. E questo perché esso potrebbe avere ospitato l'anima di qualcuno che in un'altra vita potrebbe essere stato un nobile eroe. L'anima di qualcuno in un'altra vita? E questo com'è possibile? Smette di importunare Lisida durante il rito, mia! Al tempo giusto ti narrerò di come l'anima è composta e di come può trasferirsi in altri corpi, ma solo quando avrai raggiunto l'esatto grado. Obbedisco, maestro. E ancora, mia diletta discepola, come hai udito dalla bocca di Lisida, per giungere alla perfezione attraverso la misura, dovrai soprattutto conoscere bene i numeri. Ora va. Prendi le tue pietre, mia, e ricorda i numeri, la misura, la perfezione.
a loro volta si suddividono in pari e dispari. Ricorda che noi li identifichiamo con l'illimitato, l'Aperon, ed il limite, il Peros. Thank you.
regna, tutte le cose si possono misurare. Tutto l'universo si può misurare. E solo con i numeri. Dalla prima azione fino all'ultima e di nuovo tornando. Se hai compiuto cose spregevoli, punisci. Se hai lentamente agito, persevera. Queste cose sforzati di fare, a queste cose applicati con fervore ed esse ti metteranno sulla via della virtù divina. Colui che nella nostra anima trascuse la tetra di sacra, simbolo puro e immenso, fonte perenne della natura, il modello degli dei. Inizia dunque l'opera, ma prima gli dei con fervore invoca che te la portino a compimento. Tutto ciò reso forte degli dei immortali e degli uomini immortali, conoscerai l'essenza e come ogni cosa si svolge e giunge al termine. Conoscerai anche come si regge una natura uguale a se stessa in tutte le cose. Così non avrai vani desideri.
tornerò